tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a casa dei nostri amici. Con me c'è Salva, Salvatore. Ciao a tutti. E Francesca non c'è, è fuori oggi, ma fa niente. Allora, ci troviamo a casa loro, una casa degli anni 50, 50, giusto Salva? Sì. Dove loro hanno sventrato praticamente, l'hanno sventrata completamente. E hanno creato degli spazi nuovi e l'hanno fatta veramente stupenda, anche perché io è la prima volta che entro, c'è Francesco di là in cameretta con la bimba più piccola. Fa il babysitter oggi. Oggi fa il babysitter ed è stupenda. Allora, però qui c'è una cosa da dire, nel senso che Salvatore ha una uno studio associato, sì. Okay. Mi occupo di progettazione, spazi interni, quindi diciamo che bazzico un po' il mestiere. Ebbene sì. In più ha proprio delle grandi passioni, tra cui in particolare la passione per le luci, e mi sono innamorata completamente di una luce che è qua dietro, poi vi faccio vedere con calma. Con il suo aiuto ci dirà esattamente le luci di che tipo sono, perché secondo me bisogna un attimino calcare su queste, perché sono davvero davvero interessanti. In più c'è un accostamento di colori che è stupendo, stupendissimo, con questo legno per terra. Niente, quindi io direi di partire sempre con il suo aiuto. Oggi avrò l'aiutante, per fortuna, qualcuno che si presta almeno nella giornata. E in più la cosa particolare è che ci sono tutte le piante che io e Francesco nel nostro video precedente abbiamo detto, di cui abbiamo parlato, e loro e noi le abbiamo comprate nel frattempo. Hanno la serra qua di fianco, sono stupende. Le avete comprate nel frattempo? No. E niente, direi che possiamo partire, iniziamo dall'ingresso e in più a questo andiamo ad aggiungerci delle foto di com'era il prima di questa casa. Una roba agghiacciante. Bisogna saper immaginare. Infatti sì. Mia moglie, quando siamo entrati che volevamo comprare questa casa, ha detto: siamo sicuri? Ma e io ho detto: immagino. Tu non ti preoccupare che faremo una gran cosa. Bisogna avere proprio, secondo me, l'occhio lungo, l'occhio per riuscire a vedere quello che è poi il dopo, la trasformazione che ci può essere, e qui è pazzesca. Allora, partiamo, iniziamo. Vai. Dall'ingresso, andiamo, ciao! Eccoci, entrate in casa, grazie Salva che oggi ci farai da guida. Ciao. Da guida. Allora, io direi la prima cosa di mostrare è questa. Io sono rimasta affascinata, Salva, dal colore di questa parete, con i faretti che sono dei faretti, secondo me, particolarissimi. Mi auguro di riuscire. No, penso, aspetta di doverlo, bravissimo, grazie. Ecco così. Sono dei faretti incavati praticamente all'interno del soffitto, quindi per me è una novità. E la parete ha questo colore dove batte proprio la luce, è bellissimo. È un colore, che colore è, Salva? È un Sikkens verde. È un verde, vero? Sì. All'interno c'è proprio un tono del verde. Poi nel caso, nessun problema, perché nel caso se qualcuno dovesse essere interessato, vediamo, ci chiederà, bravissimo. E questa invece è una parete che hai disegnato tu, mi dicevi. Sì, questa è una libreria che ho disegnato io. Ho creato, siccome abbiamo completamente sventrato casa, allora mi sono anche ricreato l'angolino dove sapevo che ci sarebbe andata questa libreria, che mi sono disegnato e fatto realizzare da un falegname. Bellissima, è stupenda. In più, cosa secondo me bellissima in una casa è un angolo, in questo caso è un angolo ripostiglio. Ripostiglio. Grazie. Mamma ragazzi, cioè, fantastico. Fantastico. Voi tenete le scarpe anche di tutti i giorni, giusto? Sì. Cioè, tutto ciò che...
che serve in casa e una volta chiusa la porta è tutto in ordine. Esatto. Tutto in ordine, ottimo. Così preserviamo anche il parquet. Bravissimo, infatti volevo chiederti, questo che tipo di pavimento è? È un prefinito, mi dicevi. Questo è un prefinito rovere naturale, sono doghe da circa 2 metri per 20 di larghezza. Come le nostre, come quelle che abbiamo appena messo noi, è bellissimo, cioè l'effetto è stupendo perché crea molto calore. È naturale e tecnicamente definito come oliato spazzolato. Bellissimo. Allora, qua praticamente entrando ci troviamo con questa cucina. Anche questa disegnata da me, ricavato lo spazio della cucina e fatta realizzare da un mobilificio in Brianza. Infatti io sono per il Made in Italy e loro sono brianzoli e andando da loro non sbagli. Bellissimo, ci dirai nel caso info anche per chi dovesse essere interessato? Assolutissimamente, per ogni cosa che noi vi stiamo facendo vedere, poi se volete dettagli vi dico marche, modelli. Bravissimo, tutto quanto. Ma questo qui quindi è il frigorifero, scusami, la curiosità. Sì, questo è il frigorifero. E quello è freezer. Questo è il freezer. Poi Francesca, che oggi non c'è, ha voluto la chicca della cucina. Questo qui è un forno a vapore. No, veramente grande la Franci. Un forno a vapore? Esatto. Cioè avete il forno tradizionale, giusto? Forno questo con i miei piedi. E microonde. Forno tradizionale e microonde. Dov'è il microonde, scusa? Forno tradizionale, okay. Che fa anche da microonde. Ah, no, ecco, vedi. Ok, bene. No, bellissima. Bellissima. E praticamente questi qua sono anche loro dei contenitori? Cioè sì, la cucina? Sì, vi faccio vedere questo qui perché ci arrivo meglio. No, bellissimi. Sono tutti i contenitori. Bellissima, davvero. Cioè avete sviluppato, praticamente avete usato tutto lo spazio in altezza. Sì, esatto, perché non amo i vuoti in alto. Lo vedrete poi anche negli armadi, ma... È vero, fantastico. E aspetta, una cosa che ti volevo chiedere, forse avrei dovuto chiedertelo prima, però invece te la chiedo in diretta. Questa parete, sì. Non avendo le piastrelle, sì. È problematica quando uno cucina oppure no? No, perché quella piastrella lì, come tutto l'angolo cucina, è smaltata. Quindi è completamente lavabile e resistente. È chiaro che non bisogna picchiarci su dentro, però ha la stessa lavabilità delle piastrelle. No, poi fantastico. Noi abbiamo fatto un'alzata, come vedi, più alta, in modo tale che se ci sbatti con le padelle va a protezione. No, bellissimo. E in più, Franci, lei ha voluto, giusto, mi dicevi, sì. Questo piano. L'angolo snack, diciamo. Ecco. Bellissima. E allora, poi spostandoci da questa parte, abbiamo l'angolo TV. Questo divano? Questo divano è un divano di Zanotta. Ok. Bellissimo, ha un colore stupendo, Salva, davvero. Cioè i colori proprio bellissimi, poi con questi tocchi di nero ogni tanto, sì, che... anche il tavolino è la stessa casa. Diciamo che ogni cosa che abbiamo preso, piuttosto abbiamo aspettato, ma l'abbiamo presa... Con criterio. Con criterio, esatto. Mm. Questo mobile? Quel mobile lì l'ho visto e ordinato alla Fiera del Salone del Mobile di 2 anni fa. Beh, allora bisogna andare, sì, insomma, sì, sì. Cioè sono quest'anno dei posti. Aprile, se volete, c'è di nuovo. Bellissimo. È un mobile che arriva da un'azienda spagnola, si chiama Trecu. Vedi te. E ecco, il tocco forte di cui mi sono innamorata è questa lampada. Cioè questa lampada, Salva, è una cosa stupenda. Lui proprio si vede che è appassionato di lampade e di questo genere. E mi dicevi è una floss? È una lampada di floss, è la taccia, è un must delle lampade, disegnata da Achille Castiglioni, e ha una luce LED. Ah, ve la faccio vedere anche accesa. Diciamo che la luce non è una lampada, diciamo, da arredo più che da luce, però per me arreda veramente tanto. Bastano quei tocchi di poche cose, inutile riempire la casa, ma basta veramente quel tocco
per cambiare l'aspetto. Questa poltrona? Questa poltrona in realtà è un recupero da casa di mia suocera. È una poltrona IKEA? No, no, è una poltrona, no, no, è una poltrona probabilmente che ha parecchi anni, mia suocera l'ha fatto rivestire. Devo essere sincero, è lì. È molto carina, però è molto bella, perché sta bene con questi colori. E qui, ecco, c'è l'angolo serra, l'angolo botanico, però vi dirò che hanno tutte le piante anche tenute proprio molto bene con questi vasi. Mi piace tantissimo questo qua nero con la sansevieria dentro. È molto 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 bello. Consulto spesso tuo marito in realtà. Bravo. Vedi, qui c'è il tocco. Qui c'è il tocco del giardiniere. E qua c'è angolo. Questo, ma è un tavolo che si può aprire oppure è fisso? No, è fisso, no, in queste no, dimensioni. Fisso, okay. Fisso perché in vetro, giusto? In cristallo, esatto. L'ho disegnato io e fatto realizzare da un mio amico che realizza diciamo oggetti su misura, su disegno. Le sedie invece le abbiamo prese, sono delle sedie Bontempi, che è una marca. Bellissimo. Anche questa vista al Salone del Mobile. Poi in realtà io ho una, come dire, passione per le riviste, quindi sfogliando si vedono. E si vede, Salva, che hai una passione. No, no, è vero, E anche questa luce, questa lampada qua sopra. Sempre floss. Bellissimo. L'effetto in generale è davvero meraviglioso. Davvero, davvero meraviglioso. Ecco, questa quindi è panoramica. Zona giorno. E adesso possiamo passare alla zona notte. Ah, ovviamente dimenticavo, è una casa vissuta, con due bambine, una un pochino più piccola, quindi è normalissimo in soggiorno avere i giochi, anche perché riempiono anche questi.